Rispetto all'11 sconfitto dal Chieti, mister Epifani, alla luce anche dell'assenza di Massarotti squalificato, cambia ben 6 elementi. Tornano dal primo minuto Scimia, Esposito, Maio, Frederick e Blando, mentre Mariani, in porta, prende il posto di Sciba. Nel Tolentino, mister Mosconi ha gli uomini contati per via delle defezioni di Bonacchi, Miccoli e Salvatelli, fermati dal giudice sportivo. E di Mengani, classe 2004, la prima emozione del confronto. Tiro dal limite con palla che finisce alta di poco. La risposta del notaresco tre giri di lancette più tardi, splendida sventagliata di Sorrini per Valenti, che vede a centro area Maio, al bomber di casa manca la deviazione vincente. È clamorosa quanto fortuita la palla gol che capita a Zammarchi un attimo prima del quarto d'ora. Tutto nasce da un'indecisione tra Frederick e Mariani, l'ex Campobasso a porta vuota spara alto. Sale di intensità la manovra dei padroni di casa grazie alle giocate di Valenti. Minuto 29, Bucosse a chiudergli la strada, mentre al 35esimo la squadra del presidente Di Giovanni passa. Rilancio di Mariani, Fofana sbaglia l'intervento aereo, Maio si invola verso la porta, servendo l'assist a Valenti, bravo a farsi trovare pronto sull'indecisione della difesa cremisi. E il nono gol in campionato per il numero 10 di casa, che poco prima del riposo potrebbe anche raddoppiare, ma il tiro al minuto 40 sorvola la traversa di poco. Non ci sono cambi nell'intervallo con Valenti che dopo neanche un minuto nella ripresa fallisce un'occasione colossale davanti a Bucosse che rimane freddo e salva la sua porta. La legge del calcio non scritta è implacabile ed il Tolentino, che sembrava in evidente difficoltà, trova il pari. Al minuto 12 schema efficacissimo sul calcio di punizione con Severini che trova l'angolino basso alla sinistra di Mariani, non sembrato sicuro nell'occasione. Neanche un minuto dopo i cremisi hanno anche la ghiotta occasione per ribaltare la partita. Su azione d'angolo ci provano Tortelli e Strano, sulla linea salva Frederick. Ma il notaresco di fatto ora non riesce a reagire nonostante i cambi dalla panchina e dal 41esimo ecco l'erroraccio che consegna la vittoria ai marchigiani su un piatto d'argento. Sul retropassaggio di Bruno Mariani cicca il pallone, ne approfitta Prosperi che a porta vuota non sbaglia e fa esultare il Tolentino che conquista la sesta vittoria esterna della stagione. Bocche cucite in casa rossoblù, una Pasqua davvero amara in casa notaresco. Mister, è arrivata un'altra vittoria esterna che vi fa fare un altro balzo in classifica perché adesso siete al secondo posto. Sì, sì, ma non voglio fare il presuntuoso perché non è da me. Noi ci aggiriamo sempre per vincere, gli avversari devono andare più forti di noi, devono averci un atteggiamento più positivo del nostro e noi stiamo raccogliendo perché in questo momento andiamo più forte dell'avversario, c'è un atteggiamento umile perché secondo me nel calcio la differenza fa l'atteggiamento secondo me conta l'80%, poi ci stanno le situazioni tecniche, tattiche, però l'atteggiamento, lo spirito, queste si vince partite con questi atteggiamenti. È bello perché venire a sbancare il notaresco è tanta roba, è la quarta vittoria consecutiva fuori casa. Non penso che tante squadre possano permettere questo ruolino, però noi siamo qui, tiriamo avanti, cerchiamo di chiudere bene il campionato, giocando palla su palla, partita su partita, sono ragazzi incombiabili come atteggiamento. Che poi i numeri dicono tutto nel calcio, 21 gol subiti, la seconda miglior difesa. Sì, sì, la seconda miglior difesa di questo girone, la quinta miglior difesa a livello nazionale, dobbiamo migliorare a livello offensivo, però tanti numeri... Ma dicono, secondo me il calcio è fatto no, di atteggiamenti e uno deve crescere durante tutto l'arco del campionato. È normale, se noi eravamo questi avevamo ammazzato il campionato, no? Però gli errori che abbiamo fatto all'inizio servono per crescere. Questo è un gruppo di ragazzi bravi, mi seguono, sono orgoglioso di allenarli, non mi smetterò mai di ringraziarli, però il calcio è questo. Questo magari è una stagione questa che ci porteremo tutti nel cuore, non si sa come va a finire. Però questa è una famiglia, oggi hanno dimostrato, oggi hanno giocato senza 4/11 di squadra, è tanta roba, non so, noi non sappiamo del notaresco, della Recanatese, del Trastevere, noi siamo contati, però siamo contati da guerrieri.